Rising, si conclude il nostro programma offertovi anche oggi dai tre libati cioccolatini Capriccio. Vi hanno preso parte i cantanti Dolly Long, Bill Lavata e la All Star Entertainment di Joe Venuti. Ottimo, grazie a te. Grazie, ciao ragazzi. Ciao. Barney, che ci fai qui? Ti devo parlare, Joe, ma non qui. E così mia madre si è messa in testa che devo rintracciare quella ragazza. E tu naturalmente obbedisci. Sai che ogni volta che suoniamo oltre la paga ci mollano una di queste? Tu nostra madre non la conosci per niente. Non so quali cazzate abbiano messo in giro su di lei, ma è sempre stata una donna fantastica, la migliore di tutti noi. Non sai il bene che ha voluto a Bix. Non te l'immagini neppure. E adesso vuole che la ritrovi. Non riuscirà mai a darsi pace fino a che non le avrà parlato e non avrà saputo tutto quello che vuole sapere. È diventata come una fissazione per lei. Io ho bisogno che mi aiuti. Stanotte ho visto Oggy, poi sono stato da Frankie. E cosa mi hanno detto? Che non ne sanno niente, neppure il cognome. Dicono che solo tu sapevi di lei, che c'eri quando gliel'hanno presentata. Devo crederci? Tu sai chi è, vero? Sai anche dove posso trovarla. Allora? Io la lascerei perdere. Avete ricevuto la mia lettera? Perché? Io la lascerei perdere, hai capito? Lavori ancora al cimitero? Sai, anche mio nonno lavorava in un cimitero quando era in Italia. Lui però scolpiva le statue. Il fratello scemo, vero? Per tutti voi io sono sempre stato il fratello scemo. Non è sempre stato così. Davvero vuoi sapere la verità? Sì. Ma poi decidi tu cosa è meglio fare con tua madre, ok? Sì, ok. Sono quello che ha chiamato ieri sera, gli ne ha parlato. Sì, io gliel'ho detto a mia figlia, ma quell'idiota se ne frega. Non c'è stato niente da fare. E perché? Boh, lei è italiano, vero? E dov'è adesso? Dal parrucchiere, no? Ci va due volte la settimana, sputtanandosi quello che rimedia qui. Lui è quello che ti ha cercato da fotografo ieri sera. Suona la radio. Lo sa che è anche il sogno di mia figlia. Vuole diventare un'attrice. Non credo che mi possa interessare. Guarda che dice che con lui non c'è problema per conoscere i pezzi grossi della radio. Ne ha sistemate altre come te. Davvero? Tieni. Sicuro che torniamo domani, eh? Te l'ho promesso, mi pare. Non è che alla fine poi mi molli a dormire da loro, vero? Ho prenotato anche per te in albergo. È una camera, un cesso e una maschera bagno. Contenta? È tremendo. Cosa? Quello che facciamo mi fa schifo. Sono sicuro che ti farà meno schifo sabato sera andare a cena con Crosby. E se scendessi alla prossima stazione? Io chiamerei Bing e lui ne troverebbe un'altra. Quanto ci guadagni in questa storia? Un bel po', eh?
Senti, ho perso due trasmissioni, la registrazione di un disco e una festa da ballo. E dovrei crederci. Vaffanculo. Guarda che non è il caso che ti scaldi tanto. Sarà meglio anche per te che non faccia una brutta figura con loro, no? E allora, dai, com'è che l'hai conosciuto? L'orchestra Golkit? Di sopra. Grazie. Buongiorno. Perché così tardi? Scusi, il treno. Ho perso quello di stanotte. Comunque, ben arrivato. Grazie. Ragazzi, lui è Big Spider. Ciao, buongiorno. Salve, benvenuto. Dove va? Sai che un sacco di gente mi ha parlato bene di te. Attenzione, ok ragazzi, ora proviamo Hiding Now, il numero 7. Ne incidiamo una, poi stasera la suoniamo anche in trasmissione. Bix, saranno contenti i tuoi a casa, no? Siete pronti? Pronti? Guarda che non è quello lo spartito. Oh, grazie. Tanto è lo stesso. 1, 2, 3, 4, 1. Ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Eddie, guarda che stavo per fermarla io questa volta. E perché non l'hai fatto? Si può sapere che merda stai suonando tu? Beh, è quello che suonano tutti, no? A modo mio. Ah, a modo tuo? E secondo te noi spendiamo centinaia di dollari negli arrangiamenti perché tu ti ci pulisca il culo? Eddie, ma stavamo ancora provando, non stavamo incidendo. Ah, sì? Ah, è vero, stavamo solo provando. Va bene. Suona la tua parte. Davanti la prima battuta fino alla lettera A. Forza. E tu saresti il grande musicista che dicono loro. Guarda, Eddie, io avevo pensato di usarlo solo per certi brani. Sì, e noi paghiamo un settimanale coi fiocchi perché lui venga qui a fare l'artista. Qui il responsabile sono io e voglio che ogni nota venga suonata esattamente come è scritta. Altrimenti fai come ti pare, ma con noi hai chiuso. Ma non vuoi ascoltarlo nemmeno in una sola? Dall'inizio. 1, 2, 3, 4, 1. Non è stato facile trovarti. Posso entrare? Insomma, avevo fatto male i conti e poi pensavo che mi avrebbero pagato. Quanto ti serve? No, non tanto. Solo i soldi per tornare a casa. Ma posso lasciarti questa come garanzia. Grazie. Qui a Detroit non conosco nessuno. Prima ho telefonato ai miei, dovevo pur dirglielo che non mi avrebbero sentito alla radio. Per loro sarebbe stato molto importante. E cosa pensi di fare? Non lo so.
Con i ragazzi con cui suonavo ho chiuso. Non credo che me la perdoneranno mai. Senti, posso chiederti un altro favore? Cosa? Mi piacerebbe stendermi là sopra per mezz'ora prima di ripartire. Vai. Mi scusi. Caffè? Sì, grazie. Poi però quel letto divenne suo per quasi un mese. Caffè, signori? Sì, due, grazie. Io naturalmente dovetti rinunciare a Dolores. Convinsi Colchetta a farlo lavorare per un giro in provincia. E si guadagnò un po' di soldi. Ma soprattutto suonò come un dio. Non c'era nessuno che suonava come lui. Da solo riusciva a tirarsi dietro tutta l'orchestra. Poi un giorno ci mollò. L'aveva chiamato il grande Frankie Trumbauer. Frankie, lui e Bix. Ciao. Ciao. Venite dentro. Lei è Elizabeth. Buongiorno. Salve. Come va, Elizabeth? Bene, Pee-wee. È vostra figlia? Sì. Mi piacerebbe avere una casa come questa. È una figlia così, esattamente come voi. Vuoi tenerla un po' tu? Sì. Ecco. Sono contenta che sei qui. Frankie ha tutti i tuoi dischi, sai. Ci piace moltissimo come suoni. Grazie. E gli altri dove sono finiti? I ragazzi dei dischi? Sì. Beh, sai, li ho mollati e credo che loro abbiano smesso. Non lo so. Che peccato. La limonata è pronta. In realtà è stata colpa mia. E coi tuoi come va? Beh, con loro è un po' la stessa cosa. Non è che li sento tanto. Dammela pure. Il lavoro qui comincia tra 15 giorni. Vieni. Ma prima devi imparare a leggere la musica. Ora ci mettiamo qui e più tardi la mamma ti dà. Guarda che ci ho provato un sacco di volte. Sono negato. Purtroppo la figura di merda che hai fatto con Golchetta la sanno tutti. I sindacati qui sono molto duri. Non avrai mai il permesso di lavorare se non sai leggere a prima vista. E se non ci riesco? Ci riuscirai. Tu che dici? Ci riuscirà. E poi c'è la storia del bere. È appena arrivato. Lascialo stare. Stai attento che chi beve sul lavoro qui dura poco. Capito? Ben arrivato. Quello è un si bemolle. Ok, di nuovo, ricominciamo. One, two. Siete in pausa? Volete un po' di caffè? Lascialo pure lì. Grazie. Va bene, per oggi può anche bastare. Ma per domani voglio che ti studi tutto questo esercizio. Siamo d'accordo? Mm-hmm. Scusa, ma chi ti lava la roba? Mi arrangio da solo. Si vede, sai, è una settimana che porti la stessa camicia. Vieni con me. Ci devi stare almeno un'ora qui dentro, hai capito? E sfrega forte.
Come sei elegante. È tutta roba di Frankie. È già arrivata, vieni. Ecco, lui è Bix e lei è Ruth. Piacere. Ciao. Lo sai che Ruth è stata assunta al macello comunale? Sì, ma come impiegata. Non è che mi fanno uccidere gli animali. A casa abbiamo un tuo disco di quando suonavi con i Wolverines. Davvero? Mm-hmm. Grazie. Ruth ha due sorelle, lavorano all'ospedale. Ah, sì? Sì. Mi sembra che la bimba stia piangendo. Io non sento niente. Ti dico di sì. Beh, sarà meglio che vada a vedere. Vengo anch'io. Così tra una settimana debuttate all'Arcadia. Eh sì, tra una settimana. Scusatemi. Sai perché se ne sono andati tutti? Perché hanno la mania di voler mettere insieme la gente. Ah, davvero? E quindi se vuoi farli contenti, fingi di essere stato colpito. Voglio dire da me, capisci? Sempre se vuoi. Certo. Volta che ci porto un ragazzo qui dentro. È carino. Puoi salire. Sono i tuoi? Sì, ma oggi sono via. Anche le mie sorelle sono via. Non tornano fino a domani. Carini. Mi piace, sai. Cosa? Essere qui solo con te. Chissà quante volte ti sarà capitato. No. Mai. Vuoi che ci togliamo i vestiti adesso? Sì. Thank you.
Complimenti. Davvero bravi. Sì, sì. Bravi. Complimenti. Bravissimi. Siete stati magnifici. Sì. Grazie. Biggs. Monkey. Oh, Biggs, sei stato bravissimo, davvero. Grazie, scusami. Qui non vogliono che si beva. Beh, niente, c'è una brutta notizia. E non volevo che la sapessi da altri. Dimmi. Donna ha avuto un incidente. Ma è successo due notti fa, aveva bevuto. E credo che avesse fumato anche un po' di quella roba. Era lui alla guida. Non ce l'abbiamo fatta senza di te a tenere insieme il gruppo. Così lui se n'era andato in California a cercare lavoro. È morto. Quando abbiamo saputo che ti era andata male con Golket, lui voleva venire a recuperarti. Il vostro nuovo compagno, il signor Biggs Beiderbecke. Ciao, sono Biggs. Ciao, io sono Don. Biggs. Oggi, quello è il tuo letto. Mio padre. Buonasera. Buonasera. Sera. Credo che ce la faremo a raddrizzarlo. Abbiamo aiutato molti ragazzi come il suo a trovare la loro strada. E di quanti anni è rimasto indietro? Tre. Che intenzioni hai adesso? È vero che vuoi recuperare? Ce lo ha promesso. A sua madre e a me. Vuole realmente cambiare. In qualunque momento e qualunque cosa ti capiti, noi ti vogliamo bene. Sbrigati a far passare in fretta questo periodo, Biggs. Sì, papà. Leggila quando sei in treno. E dalla anche alla mamma, se vuoi. Tua, quella? Cosa? Quella. Sai suonarla? Sì, un poco. Eccole. Benvenuti a Chicago, ragazze. Lei è Kitty. Lei è Loretta e lei... Ciao. No, scusate, lei è Loretta. Sì, lei è di conoscere. Ciao. Lui è Biggs. Allora... Dove si va questa sera? A casa tua? Guarda che non ci siamo vestite come Dio vuole per trovarci dopo 5 minuti in mutande. Beh, il fatto è che il nostro amico viene dall'Iowa e volevamo fargli vedere come siete moderne voi ragazze di Chicago. Andate di retta, scherzo. Perché non andiamo a Friars Inn? Sì, tutti al Friars. Va bene. Andiamo. Don. Don. Ma che fai? Io non vengo. Cosa vuol dire che non vieni? Se perdiamo il treno e domattina il direttore non mi trova, sai che succede con i miei? Credi che sia la prima volta che lo facciamo? Dai, nessun problema.
dicono che non c'è nessun tavolo libero. Va bene, allora andiamo a casa tua, Kiki. È senz'altro meglio. Ce ne andiamo. Non vieni? No, voglio restare. Perché? Perché voglio restare. Devo lasciare qui, più vicino non ti posso portare. Va benissimo, grazie. È da quella parte, vero? Diritto di là, attraversi il campo e sei all'accademia. Grazie, sa che ore sono? Più o meno le 8. Grazie. Forza ragazzi, sgambettare. Dai Kevin, di corsa. Frank, non dormire, avanti, più in fretta. Forza, Mike. Fate cerchio. Piegamento, flessione in piedi, via. Uno. Fa pure con comodo, eh? Alzato presto stamattina? Di nuovo. Uno. Due. Trattandosi della prima volta, mi limiterò a proibirti di uscire dalla tua stanza. Ovviamente, tranne che per le ore di lezione. Per un'intera settimana. Ma se si verificherà una seconda volta, beh, dovrò per forza avvisare tuo padre. Non ci sarà una seconda volta. I miei si fidano di me, non posso tradirli. E non ti fanno venire neanche alla partita? Sembra di no. Vabbè, io invece ci vado. Ti serve qualcosa? No, grazie. Divertiti. Ciao. Ciao. Com'è che non sei alla partita? Mi hanno beccato. Di, e tu a questa roba? Sono accordi bellissimi. Grazie. Sai che ieri sera ho conosciuto il clarinettista? Mm. Si chiama Roppolo, è un italiano. Bene. Mi ha detto che se voglio andare mi dà qualche consiglio. Non sai che frasi incredibili suona. Aspetta un minuto, arrivo subito. Guarda che mi lasciano suonare qui solo un'ora al giorno. Quindi se ti vuoi togliere dalle palle, eh? Soltanto due frasi, ti prego. Io non ho mai suonato con un altro in vita mia. La conosci, Margie? Margie? Dai. Che ci fai qui? Uno
non lo so. E per la storia di quello di Davenport? Non lo so. Puoi entrare adesso. Certo. Ecco, questo è l'altro compagno di stanza. Buongiorno. A lei Murray sicuramente avrà fatto capire dove voleva andare. Guarda che io gliel'ho detto che noi non sappiamo niente. Lei lo sa dov'è. Mia moglie è molto malata, purtroppo soffre di cuore. E comunque questa storia ha addolorato tutti in famiglia. Se lei solo potesse aiutarci. Un attimo. Mi sembrava meglio prima quando era Giorgio a fare il break. Va bene, allora quello lo faccio io. Guarda che nel secondo riff è un fa, non un sol. Grazie. Bene. Ok, signori, ricominciamo. A one, two, three, four. Scritto in quella lettera. Tutte le promesse che hai fatto a me e a tua madre. Sì, certo. Tua madre ha avuto un attacco di cuore. È stata malissima. E ora come sta? Il dottore dice che deve stare ancora qualche giorno a letto. Eccomi qua. Mamma. Va bene, non si preoccupi, le manderemo il legname in giornata. D'accordo. Papà, questa è la seconda volta che chiamano. Dillo a Mark. Ah, e per quel carico sul battello? Lo consegneremo dopo di questo. Piuttosto hai controllato le fatture di ieri? Sì, scendo a cercare Mark. Mark! Mark!
Mark! Sono qua! Ha telefonato di nuovo quel Brookmeyer. Non dobbiamo fare come l'altra settimana. Esther. Bix. Ma cosa ci fai qui? Niente. Stavamo mettendoci d'accordo per la partita di domenica. Cosa vuole quel rompicoglioni di Brookmeyer? C'è l'ordinazione sul mio tavolo. Ci pensi tu, per favore? Sì. Ci vediamo. Ciao. Così sei tornato e non ti sei fatto vivo con nessuno. Pensavo di cercarti ancora qualche giorno, l'avrei fatto. E adesso lavori qui? Mm-hmm. Tu cosa fai? Sono entrato all'università. Medicina, esattamente come mio padre. E i ragazzi cosa fanno? Beh, li vedo molto meno. Bay lavora in ferrovia. Harry al ristorante della sorella. E Red si è trasferito con la famiglia a Boston. E tu, con la musica? Indovina con chi ho suonato a Chicago. Con chi? Con i New Orleans Rhythm Kings, il gruppo di bianchi migliore che c'è. E tu hai suonato con loro? Di pomeriggio, le prove. Tutti i giorni per una settimana. E poi com'è finita? È finita. Vabbè, io vado. Ma avevo un sacco di cose da raccontarti. Ti ricordi, Vera? Sono fidanzato con lei adesso. Ciao. Ciao, Vera. Non sembri affatto cambiato. Tu invece sembri più alta. Sono i tacchi. Ho saputo da Esther che state insieme. Siediti. Volevo solo dirti che sono contento. Lui è stato l'unico vero amico che ho avuto qui. Lo so. Credo di essere stato un po' innamorato di te. Eravamo ragazzini, forse tu lo hai anche un po' immaginato, ma è una cosa di tanto tempo fa. E poi ti venivano tutti dietro, no? Ma dai. Sì, era così. Fammelo dire, altrimenti poi non sto bene. Voglio che tu lo sappia. Sono molto contento che state insieme. Tutto qui. Ho sentito dire che hai un buon lavoro adesso. Sì, lavoro con mio padre. E con la musica? No, ormai ho chiuso. Cosa vuol dire? È così, ho chiuso. Non ci credo. Ho chiuso davvero. 40. 42. Pensa che ieri a St. Louis c'erano 40 gradi all'ombra. 44. Dicono che ci sono stati 6 morti. Dentro c'è della limonata ghiacciata per tutti, se volete. 46. 48. Bix! Ma dove cavolo eri? Ma come hai fatto a trovarmi? Io? Guarda un po' chi c'è con me. Oghi! C'è lo stronzo. Abbiamo speso tutto quello che avevamo in benzina per venire in sto cesso. E non hai ancora visto niente. Come un'orchestra? Sì, nostra, per le vacanze. Come quella di Roppolo, uguale. Abbiamo rimediato un contratto. 3 mesi di lavoro a Chicago su un battello sull'anno. Ci danno da mangiare e ci pagano. Bello, ma con me come faccio? Beh, solo per 3 mesi. Poi torni qua e riprendi il lavoro. Guarda che anche noi abbiamo l'università. Ho saputo che Jimmy Anderson è andata a Hollywood a fare l'attrice. Ma dai. Sì. Credo che le abbiano già fatto fare una piccola parte. Come mai così tardi? Dovevamo finire di caricare il camion. Volevano partire. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Passa alla tua padre, per favore. Patty, Bix è arrivato. Sei tu a occuparti del carico e dello scarico dei camion? Sì, sì. È una bella soddisfazione. Già. E devo dire che è meglio lui di me. Ti ricordi di quando mi sbagliai e mandai tutto quel carbone nell'Indiana? Oggi sono venuti 2 miei compagni di Lake Forest. Cosa volevano? Stanno formando un'orchestra per l'estate. E dove sono adesso? Sono ripartiti. Troveranno un altro. Thank you.
sicuri che non potete restare anche domani sera? Impossibile. Domani siamo a Gary. Ehi, qua sfondano la porta. Non ce la facciamo a tenerli. Sentite, ragazzi, qua sta diventando un problema. Sarà meglio che torniate subito a suonare. Vi prego, quelli sfasciano tutto. È l'unico modo per calmarli. Va bene. Dacci solo un momento per riprendere fiato. Certo, ma fate in fretta, non vorrei che il rettore chiamasse la polizia. Manca ancora mezz'ora. Ho detto che è presto, manca ancora mezz'ora. È successo qualcosa a casa? Ti interessa davvero? Non fare l'idiota. Certo che mi interessa. Allora, perché non ti sei mai fatto vivo? Come hai fatto a trovarmi? Non è stato difficile. State diventando famosi, lo sanno quasi tutti dove suonate. Insomma, ti sei sistemato, eh? Sì, qui fa schifo, non farci caso. Lo sai che non mi è mai fregato niente di queste cose. A volte dormiamo in alberghi extra lusso. Guarda qui. Contali. Papà non lo sa che sono venuto fin qui a cercarti. Lui con te ha chiuso, per lui non esisti più. Ma la mamma... Non ce la fa proprio a stare senza tue notizie. Lei sta tutto il giorno sotto il portico davanti a casa. È convinta di vederti tornare da un momento all'altro. Io non posso mollare proprio adesso. Certo, lo so. Allora è vero che ti sei messo a capire? No, solo qualche volta per tenermi su. Non sai quanto è faticoso suonare per 6-7 ore di fila. La mamma ti manda queste. Barney? Cosa? Hai mai avuto qualcosa di tuo che volevi fare assolutamente? Perché non l'hai fatto? Ci hai già pensato tu a rovinare la famiglia. Sta passando quello delle 9:20. Abbiamo 5 minuti per registrare prima che arrivi il prossimo. 75, 76, 77. Ci siamo. 78. Ok, ragazzi, si incide. È passato prima. È troppo caro. Non si preoccupi. Buongiorno, desiderate? Vendete anche dischi qua? Sì, da questa parte.
Prego. In cosa posso esservi utile? Senta, ci hanno detto che c'è un disco nuovo di un gruppo straordinario, i Wolverines, ma non sappiamo se è arrivato anche qui nell'Indiana. Quale? Jasmine Blues? Sì, forse è proprio quello. Arlene? Te l'avevo detto. Ve lo faccio sentire. Grazie. Pronti? Sì. Volendo, potete spedirlo in un altro stato. Certo. Lo sapete che stasera suonano qui all'università proprio loro? No. Avanti, tutti fuori per la fotografia. Più stretti, più stretti. Venite tutti al sole, coraggio. Guardate da questa parte e cercate di sorridere. Ci siete tutti? Non vedo la signora Jarvis. Dov'è la signora Jarvis? Sono qua. Fermi, per favore. Mamma. Fermi, grazie. Scusatemi. Ma dove va, signora Beidelbeck? Avevi ragione. Non è rimasto nemmeno un po'. Potete uscire tutti, per favore. Anche tu, Patty. Puoi farlo più tardi. Ciao, Patty. Lo sai che mi sei mancata. Ma non mi fai fare neppure gli auguri a mia sorella. Avanti, no, no. Dix, dovevi ubriacarti proprio oggi. Ma per favore, cosa dici? Stai scherzando? Adesso andiamo di là, salutiamo tutti quanti e poi festeggiamo un po'. Ma per favore, finiscila. Come sei arrivato fin qui? In taxi, da Chicago. Da Chicago? Sì, ora posso permettermelo. È lì fuori che mi aspetta. Da un'occhiata se non ci credi. Era il minimo che potessi fare per Mary Louise. Le ho portato anche un regalo. Guarda, l'ho avuto da un amico fidato. È fatto a mano, non è rubato. Te lo giuro. Dov'è? Eccolo. Guarda, mamma. È bellissimo. Mary Louise, per favore, esci di qui. Ti ho detto di andare via! Tu non puoi più vivere da solo. Non vedi come ti sei ridotto? Tu hai bisogno di qualcuno che si occupi di te. Ma me la cavo bene. Come puoi pensare che io possa vivere sapendo che sei in giro come un disperato? Mi troverò una ragazza. Sì, fra quelle sbandate che passano tutta la notte fuori. No, come la vuoi tu. Una ragazza per bene da poter presentare alla famiglia. Non ci pensare adesso, dormi. Sì, mamma. Thank you.
Siete arrivati finalmente. Abbiamo avuto un sacco di incidenti. Quando si attacca? Stasera alle 8. Il padrone ci tiene alla puntualità. Ciao. Ciao. Se volete dirmi cosa vi serve per stasera. A me una bottiglia. Mezza per me. A me una intera. Ci sarà gente? Basta così? Questo posto in genere è sempre pieno. Anche adesso che a Roseland c'è l'orchestra di Fletcher Anderson. Sì, è preso quel ragazzetto di New Orleans che stava con Oliver. Armstrong? Sì, hanno perso tutti la testa per lui. Sarà difficile batterlo. Forza ragazzi, muovetevi che di là si sta riempendo. Siamo quasi pronti. Ma dov'è finito quell'idiota che doveva portarci da bere? Sta arrivando, ma non potevate farvi stirare un poco i vestiti? Vieni, fallo fare alle ragazze. Ecco. Toh. Non è grandioso? Ecco. Siamo a New York, in uno dei locali più importanti d'America. Forse ce l'abbiamo fatta, Biggs. Se restiamo uniti, ce l'abbiamo fatta davvero. Dipende da come suoniamo stasera. Suoneremo bene. Non possiamo farci fregare proprio adesso. Sai che abbiamo in sala? Golket. È venuto per sentire proprio te. Tutte stronzate. Vuol dire entrare nella sua orchestra. Vuol dire diventare subito famoso. Vuol dire suonare alla radio, viaggiare in vagoni di lusso, alloggiare nei migliori alberghi e guadagnare 10 volte quello che prendi adesso. Lo sai quanto ci è voluto per mettere sul gruppo? E adesso che cominciamo a funzionare, che faccio? Li mollo? Guarda che noi possiamo farcela benissimo da soli. E poi scusa, pensa a tuo padre. Se sa che ti ha preso Golchetta, è capace che cambia tutto tra voi, no? Non vedi l'ora che mi tolga dalle palle, vero? Guarda che sono $100 alla settimana. Dorme come un maiale, non riesco a svegliarlo. Che ore sono? Le 4. Oh, mia madre questa volta mi ammazza sul serio. Non è che qualcuno voglia di accompagnarmi in macchina? No. Comunque Golchetta vuole una risposta subito. Gli devo spedire un telegramma a Detroit con un zio con un no. Andiamo che ti porto io. Grazie. Dove è andata quella stronza? È andata via. Tu stavi dormendo. Vuoi delle uova? No. Dovresti smettere di fumare quella merda. Allora, l'hai presa una decisione? Ancora no. Hai paura di dire che te ne vuoi andare? Resti perché ti facciamo bene, perché
Credi che senza di te abbiamo chiuso? Dillo che è così. Sei sempre stato convinto di avere a che fare con un branco di falliti. Che senza di te siamo delle merde. Non è stata tua l'idea della band. Oggi e io ti abbiamo tirato fuori da quella merda di ufficio, te lo ricordi? Sì o no? Sentimi bene, stronzo. Sai quanto ci mettiamo a trovare uno che ti sostituisca? 2 giorni. Forse anche meno. La morte di Don lo aveva cambiato dentro e forse lui si sentiva come responsabile. E così si era messo a bere in modo diverso. E ogni occasione era buona per farlo. E con quella ragazza com'è andata? Lei lo mollò. Stare con lui era diventato sempre più difficile. Fermi! Sempre lo stesso errore di ieri sera. Cosa c'è scritto lì? Anche 2 sere fa hai fatto la stessa cazzata nello stesso punto. Secondo me è molto meglio così. Penso che anche gli altri siano d'accordo. Sta a sentire, stronzetto. Tu fai quello che dico io. Altrimenti puoi andartene a fanculo. Va bene. Jason? Dai, Bix, non fare stronzate. Ma dove stai andando? Coraggio, ragazzi, riprendiamo la prova. 1, 2, 1, 2, 3. È arrivato il pastore. E questo bel bambino l'erede che deve essere battezzato. Sì, ma vorremmo aspettare ancora qualche minuto. Bix sta arrivando da St. Louis e Barney è andato a prenderlo alla stazione. Ci tiene tanto a essere presente. Allora aspettiamo. Non c'era. Il treno è arrivato puntuale, ma lui non c'era. Arriverà con il prossimo. Non c'è più nessun treno da St. Louis fino a domani mattina alle 7. Ma me lo aveva promesso. Permesso. Allora cosa si fa? Scusate. Buongiorno. Ecco qui. Congratulazioni. Grazie. Beh, non è la prima volta. Ma è riuscito a rovinare tutto anche oggi. Che cosa vuoi dire? Che le tue previsioni erano giuste e che hai avuto ragione anche questa volta? Su, smettiamola. Dobbiamo tornare di là. Devi rassegnarti all'idea che l'abbiamo perso. Abbiamo perso il nostro figlio più piccolo. Bambino. Riportami alla stazione. Scusa per l'ora, papà, ma non sono riuscito a partire. Sì, ho avuto dei problemi. Vorrei spiegarlo alla mamma, me la passi? Papà, guarda che è vero, avevo il biglietto in tasca già da una settimana, stavo per partire. Papà. Buongiorno. Salve. Abbiamo un appuntamento con il signor Whiteman. Prego. Li accompagna lei? Seguitemi. Grazie.
Io non credo che le riprese del film potranno durare più di 15 settimane. Altrimenti la penale la pagherebbero loro. Signor Whiteman? Buongiorno. Sono contento che hai voluto accettare. Ciao, Joe. Ciao, Paul. Voi conoscete Frankie, vero? Certo. Come va, Frankie? Bene. Oggi è un giorno importante per me. Finalmente posso dire di aver messo insieme i migliori musicisti bianchi di tutta l'America. Tina, tu. Sì, signore? Voglio che ti occupi di questi signori, del loro guardaroba. E di a Steve di dargli un bel anticipo, va bene? Certo, signore. I musicisti hanno sempre bisogno di soldi, ma quelli di Whiteman no. Però con me vi ammazzerete di fatica. Quasi sempre due spettacoli al giorno. In più, le trasmissioni radio e l'incisione dei dischi. E nelle pause dei trasferimenti... E diglielo tu cosa si fa. Beh, si montano i nuovi pezzi. Quando si muove Whiteman, si muove un esercito con lui. Alla stazione non compro un biglietto. Io compro tutto il treno. E anche per questa notte, Paul Whiteman e la sua grande orchestra hanno concluso il loro Old Gold Show dalle stazioni WABC. E Pix. Come va, tesoro? Bene, grazie. Sei arrivato. Andiamo che è tardi. Sveglia colonna. Dobbiamo andare, è arrivato. Anche te, sbrigati. Jerry, io non me la sento. Domani mattina ho un'incisione alle 8 e anche ieri notte ho dormito solo 3 ore. Ma sei pazzo, l'hai promesso a Billy. Ti aspettano tutti, non puoi non andare. È una festa in tuo onore. No, Jerry, io non ce la faccio più. Dici sempre così. Andiamo a chiamare un taxi. Noi vi raggiungiamo subito. Visto? Un sorso e stai già meglio. Dai. Grazie. Sapete, questa è una serata molto speciale per me. È venuto a trovarmi un caro amico che molti anni fa ha cominciato con me in locali come questo. Beh, io in locali come questo ci sono rimasto, ma lui no. Lui ora è diventato probabilmente il più grande musicista d'America. Leon Bix Beiderbecke. Ma voglio ricambiargli il favore. Anch'io ho un regalo per lui. Le notti passate insieme, io e lui, e un altro nostro amico quando andavamo in giro a fare progetti. Forse si potrebbe richiamarli tutti e rimettere su i Wolverines. Guarda che ormai molti di loro non suonano più. E poi scusa, saresti un pazzo adesso che sei arrivato. Già, poi non c'è più Don. Sai che è successo a Cleveland un mese fa? Ho distrutto la mia camera d'albergo. Ho spaccato tutto quello che c'era dentro. Dopo questo Whiteman si è incazzato così tanto che voleva rispedirmi a casa. Quelli dell'hotel mi avevano denunciato alla polizia. Ma perché l'hai fatto? Non lo so. Davvero, te lo giuro, ci ho pensato, ma non lo so. Voglio dire, è successo e basta. Ma adesso sto bene. Tu lo vedi, no? Si vede che sto bene. Ma poi ti sarei fatto visitare, spero. L'avrei chiesto il parere di un medico. Lo sai che forse mi sposo? Veramente? Sì, credo che mi sposerò molto presto.
Dov'è il bagno? Che vuoi? Dov'è il bagno? Quella porta lì. Stai dormendo? Stai dormendo? Mm-hmm. Stai dormendo? Mm-hmm. Oh, cos'è sta roba? Oh, io credo di aver vomitato. E di sicuro ho pisciato. Oh! Scusa. La vogliamo finire con questo casino? Vogliamo dormire, basta! Senti, brutta merda, vuoi darci un taglio? Adesso sì. Cos'è? Mi stai prendendo per il culo? Vieni fuori, se hai il coraggio. Te lo faccio vedere io. Se non ce l'hai, ci vieni lo stesso. Che turno hai domani? Quello del pomeriggio. Frank! Frank, vieni qui! Questo chi è? Mamma mia, ma non l'ho massacrato. Quando sarai fuori di qui, bevi un bicchiere alla mia salute. Va bene, lo faccio. Buona fortuna, Max. Anche te. Riguarda. Grazie. Stai bene, ciao. Annie? Max. Te ne vai allora? Sì. Sto bene adesso. Ti ascolteremo presto alla radio, vero? Sì, prestissimo. Grazie di tutto. Abbi cura di te. Ha visto? In fondo qui con noi non si è trovato così male. Sì, è vero. Grazie a tutti voi. Vi debbo moltissimo. Si figuri. Arrivederci, signor Biden. Arrivederci. Dammi che ti aiuto. Ce la faccio, non preoccuparti. Dai, dammi. Ce la faccio. Allora, dove vuoi andare? Alla stazione. A prendere un treno. Devo raggiungere Whiteman, suonano a Denver. Pix, è possibile che non ne hai ancora abbastanza? Barney... Non credi che tornare a casa ti farebbe molto meglio? Senti, io ora non posso mollare. Se lascio perdere adesso... Tutto quello che ho fatto, le litigate con papà, i pianti della mamma, non sono serviti a niente. Li avete ascoltati, i dischi? Beh, so di poter fare molto di più. Davvero. Va bene. Frankie mi ha parlato di una certa ragazza, una che vive a St. Louis, che si chiama Ruth. Abbiamo chiuso. Beh, per la mamma. Sarebbe già qualcosa sapere che non sei solo. Ce l'ho una ragazza. A prendermi in giro, dai. No, ce l'ho davvero. E chi è? Non c'entra niente con questo ambiente, potrebbe essere quella giusta. Tu mi stai prendendo per no, il culo. No, Barney, te lo giuro. No, lo dicevo perché tu sai come sono fatte le donne, soprattutto quando si tratta di musicisti. Non si fidano tanto. Hanno ragione. Dillo alla mamma se pensi che le può far piacere. Vabbè. Come stai? Bene. Non è vero. Tu non stai bene. Mi ha raccontato tutte quelle cazzate che andavi a casa a trovare i tuoi. Ma era vero. Non ci sei mai stato a Davenport. Ti sei fatto 2 settimane d'ospedale. Paul, sono tutte stronzate. Devi smetterla di bere.
Guarda che ho smesso. Ci devi dare un taglio con quella roba. Ho smesso, ti dico. Guarda che se chiudi con me è chiuso con tutto. Non ti vorrà più nessuno. Paul, ho smesso. Potresti essere l'uomo più fortunato d'America. C'hai tutto quello che vuoi, che cosa ti manca? Non c'è ragione al mondo per cui tu ti debba ammazzare con quella schifezza. Lorena. Ciao. Dos. Ciao, Paul. E come sei bella. Grazie. Ecco. Grazie. Un caffè, grazie. Joe. Andy, cosa ci fai qui? Stiamo andando a Cleveland. Abbiamo una settimana di contratto al Palace. Ti presento Liza Benedetto. Lui è Andy Sigrist. Era una delle stelle dell'orchestra di Paul Whiteman. Molto lieto. Siediti. E voi dove state andando? A Davenport. Non è che andate dalla sua famiglia. Mi hanno detto che ce l'hanno a morte con noi musicisti. Soprattutto sua madre. Sono tutte chiacchiere. Lo sai che Bix mi aveva chiamato solo pochi giorni prima? Sembrava normalissimo. Mi ha detto, Andy, volevo ringraziarti. E ha messo giù. Lei sa di chi parliamo, vero? Certo. Beh, allora sa che lui era così, vero? Salve, Frankie. Ciao, lui è nuovo. Andy Sigrist. Ciao, Andy. Ciao. Piacere, sono Dave. Sono Jason, molto piacere. Ragazzi, di là c'è uno che dice di essere dei vostri, che è arrivato stanotte. Bix. Non sono in ritardo, vero? Ma che ritardo? Manca mezz'ora. Stanotte mi sono fatto aprire. Gli ho dato un bel po' di soldi e mi sono messo ad aspettare. È un buon sistema, no? Così non arrivo più tardi e Paul non si incazza più. Ehi, guarda che da ieri l'altro che non bevo neanche un goccio. Beh, sarà meglio che ti dai una lavata. Cos'è? Non mi credi? Le scarpe. Come stanno i tuoi? Ah, stanno bene. Tutto benissimo, ho fatto bene ad andare. Vi mandano i saluti. Grazie. Coraggio, ragazzi. Oggi dobbiamo incidere 4 facciate. Proviamo dall'introduzione I'll be friend with Blake, ok? Ok. Ciao, io sono Andy Sigrist. E conosco tutti i tuoi dischi a memoria. Walt, ha partorito tua moglie. E come? 2 gemelle. Va bene, cominciamo. E dalla prima battuta. 1, 2, 3, 4. Basta! Allora, cosa succede? Niente, Paul. Scusami, che questa stronza non suona. Solo un attimo, scusa. Vai un po' a vedere che cos'è, vai. Sì. Andy. Te la senti di farlo tu? Penso di sì. Anche da solo? Bix, stai male? No, sto arrivando. Thank you.
Hai cercato di fottermi da solo, eh? Sì, ma vedrai che prima o poi ci riesco. Come stai? Mi sei mancato. Anche tu mi sei mancato. Davvero, sai? Ti credo. Bey. Bix, bentornato. Siediti là. Ciao, Theodore. Come va? Bentornato a Michael. Casa. Di ciao, ciao zio Bix. Digli ciao. È così timido. Siediti. Va bene. Avanti, su, non tutto come prima. Non è cambiato niente. Qui sono tutti contenti del tuo ritorno, ti vogliono bene. Vix, ho messo le valigie in camera tua. Grazie. E Vera come sta? Non ce l'ha fatta a venire, ma so che le piacerebbe vederti. Ciao. Esther mi ha detto che mi volevi vedere. È vero. Vieni, entra. I bambini adesso sono all'asilo, ma li devo andare a prendere verso le 5. Siediti. Vuoi del caffè? L'ho appena fatto, è ancora caldo. No, ti ringrazio. Non offrirmi altro da bere. Sai perché, vero? Ma Esther mi ha detto che stai molto meglio, no? Sì, adesso sto bene. Praticamente qui a Davenport non si faceva altro che parlare di te. Non c'è uno che non ti conosca, tutti sanno chi sei. Già, ma non sono riuscito a fare niente di quello che volevo fare. Dai, non hai ancora 30 anni e già fai discorsi che fanno i vecchi. No, è vero, sai. Non la fai una cosa quando nessuno vuole che tu la faccia. Mi accorgo solo adesso di quanto sono contento di essere tornato. Ma non credo che potrò venire qui troppo spesso. Ho deciso di sposarmi. Ho una ragazza fantastica che ti piacerebbe molto. Appena torno a New York lo faccio. Poi magari la porto a vivere qui e tu potresti insegnarle come si manda avanti una famiglia. Ma è una notizia magnifica. Chissà la gioia di tua madre. Beh, veramente l'ho deciso da poco, in questi ultimi giorni. Lei non lo sa ancora. Hai imparato a suonare il piano? Magari avessi imparato. Sai, così in giro, durante gli intervalli. E che cosa pensi di farne? Non lo so, mi piacerebbe finirla, ma qui è difficile. Perché? C'è troppo silenzio.
Non li avete mai ascoltati? Vi ho mandato tutti i miei dischi. E non avete mai avuto neppure la curiosità di aprire uno di quei pacchi in tutti questi anni? Perché? Ci faceva troppo male, ecco tutto. C'è una sorpresa per te. Vieni un po' a vedere. Che bella macchina. Allora, sei guarito? Quasi. Volevano venire tutti a salutarti. Magari vieni dopo tu in albergo. Sì, è meglio. Ehi, ma stai benissimo. Insomma. Questo è per tua madre. È un profumo speciale. Lo usano le attrici di Hollywood. Com'è stato a girare un film? Fantastico. Vieni, dai. Mamma? Sì? Lui è Joe Venuti. Molto lieto, signora. Ti ha portato un regalo. Ah, è solo una sciocchezza, signora Beiderbecke. Dalla California. Vix mi ha parlato molto di voi. Di lei, di suo marito, dei suoi fratelli. Così mi è venuta voglia di conoscervi. Perché non ti siedi? Vix? Sì. Lo sai che tuo padre torna tra poco? Stavamo per andare a tavola. Non ho pensato che era un orario balordo per delle persone normali. Mi scusi. Arrivederla, signora. Mi ha fatto piacere conoscerla. Grazie. Spero che verrete tutti stasera. Whiteman ci terrebbe molto. Patty? Mi dispiace, Joe. Ma dai, figurati. Loro non verranno stasera, vero? No. Guarda che tu ci devi essere. Non puoi immaginare quanto ci tiene Whiteman. Ci vediamo. Ho portato fin qui la mia orchestra per avere la gioia di suonare ancora una volta con un vostro illustre concittadino. Io lo so che è in sala, nascosto da qualche parte. Bene, ora noi cominciamo con un tema che Bix di sicuro ricorda, sperando che abbia voglia di unirsi a noi. Grazie. Come mai così presto? Così. Te li ricordi questi? Sì. Pensavo che potresti provare a finire gli studi. Che cosa ne dici? Non lo so. Sai, papà, è che a New York... Eh? Ho una ragazza laggiù. E adesso che sto bene pensavo di tornare per un po' e sistemare la cosa. Ma mica per sempre. Sai... Vorrei sistemarmi e penso che lei sarebbe la donna giusta. Le piacerà. Te ne vai per rimetterti a suonare quella roba, vero?
So di averti dato un sacco di problemi. E cercherò di fare in modo che non succeda mai più. Tre camicie bianche. Sei paia di calzini neri. Quando stavo con Whiteman me ne portavo dietro almeno 20 paia. 8 colletti. Quelli me li perdevo sempre. Uno smoking. 2 paia di gemelli. Ma dove sono? Venduti. Un pacco di fazzoletti. È tutto. Quando torni? Presto, tieni. Grazie. Questa volta deve essere diverso, vero? Non avrete più problemi, te lo giuro. Ciao. Ciao. No, ma prima o poi lo farò. Sì, ma io so che i fratelli Dorsey stanno cercando elementi. Sì, anche Goodman. Senti, ma tu non puoi parlargli di me, lui mi conosce bene. Va bene, ti ringrazio. Su. Vieni. No, Jerry. Che male vuoi che ti faccia? Senti, vaffanculo. Niente da fare, eh. Te l'avevo detto di non provarci. È bionda? No, bruna. Non è che hai una foto? No, non ce l'ho. Avete figli? Sì, 2. Da come tiene la casa, non sembra una che ci tiene molto. Perché via, è villeggiatore. Ma quando c'è qui è tutto perfetto. Mi sei piaciuta, sai? Se lo sa tua moglie che mi hai portato qui, mi ammazza. Non lo saprà mai. Mi si sono sfilate pure le calze. Te l'avevo detto che non mi volevo. Mi cerchi tu? Promesso? Titolo del brano? In a Mist. Autori? Bix e Mary Louise Beiderbecke. È una sorpresa per mia sorella e per tutta la famiglia. Fred, pronto? Pronto. Per ora almeno una cosa è fatta. Devo sistemare un'altra faccenda e poi sono tranquillo. Cosa? Per far contenti i miei bisogna che mi trovi una moglie. Che cos'hai? Niente, niente, adesso passa. Vuoi che chiami un dottore? No, no, sta passando. Mi capita spesso. Ecco, vedi, è passato. Sto meglio, possiamo andare. Sicuro? Ah, sì, è sicuro, te lo giuro, bene. Benissimo. Signor Beiderbecke, c'è uno che ha chiamato per lei. Era un certo Carmichael. E poi pagano bene. Ho un po' paura. Tu? Paura? Paura di suonare? Sai, in fondo è un anno che sono fuori dal giro. Sì, adesso sto bene, non bevo più da un sacco di tempo, ma
C'è ancora qualcosa che non va. Ma dai, basta che rincontri i ragazzi e ti senti di nuovo a casa tua. Ciao, Oki. Ciao, Nick. Come va? Ciao, Dario. Finalmente, sei pronto? Ah, sì. Ciao, Jackie. Ciao. Oh, Wendy, come va? Bene. Dix, mi hanno detto che saresti venuto, ma non ci volevo credere. Ciao, Wendy. Che piacere. Indovina un po' chi è. Come faccio a saperlo? È Big Spider-Back, davvero, è proprio lui. No, lascia stare, Andy, non vedi, lo metti in difficoltà. Sono tutti stronzi, i nuovi di adesso. Si sentono dei padri eterni solo perché... Ti volete togliere dalle palle? Soltanto perché si sono fatti il culo al conservatorio. Questo è il tuo posto. Fa finta che ti piaccia, ma è una canzone di merda, fa proprio schifo. Guarda il tuo solo e... ecco qui. Faglielo vedere a questi stronzi chi sei. Andy, ce l'abbiamo un minuto, vero? Sì, perché? No, niente, esco un attimo, devo fare una telefonata. Non sparire, eh? No, la lascio qui. Dove posso andare senza di lei? Piano va? All'ultimo. Japanese mammy, rock your baby to rest. The shadows are creeping from out of the west. The start of the evening is all that he's had, while blossoms are falling to make him a bed. The little Japanese baby keeps slumbering through till the Japanese sunbeams say good morning to you. Guarda che alla fine del coro tocca a te. Grazie a tutti. Rimani alle 3. Senti, ricorda di passare alla cassa prima di andare. No, oggi non l'ho meritata la paga. Aspetta, mi metto la giacca e ti accompagno. No, Ughi, ho un sacco di cose da fare, davvero. Mi spiace, ma non credo di poter più suonare. Sono sicuro che ti riprenderai. Certo. E magari dovremmo ricominciare a vederci noi due. Sì. Finalmente sei riuscito a fregarmi da solo. Sì, temo di sì. Spero di vederti ancora. Sì, grazie comunque.
Patty ha sentito Mary Louise, Barney, persino il bambino. Eravamo tutti insieme, era la prima volta. Ci sei piaciuto moltissimo, a tutti quanti. Ma tu non dovevi tornare a casa, non dovevi portarci quella ragazza? Sì, lo faccio, ti prometto che lo faccio. Ma certo che sto bene. No, qui ho tutto quello che mi serve. Ho tutto benissimo. Ora però ti devo lasciare. E ti prometto che domani vi scrivo. Ciao, Bix. Mi raccomando, allora. Allora, cosa ne dici? Andiamo giù da Fred? Non ho suonato una nota e finalmente sono piaciuto a tutta la famiglia. Meglio tardi che mai. Allora, dove si va? Lo so che tu non ci crederai, ma mi vogliono bene dell'anima. E perché non devo crederci? No, aspetta un minuto, Jerry. Ho dimenticato una cosa. Torno subito. L'avevo dimenticata. Ma tanto che ci fai con quel coso? Non lo so, ma siamo sempre andati in giro insieme. Ma dov'eri? Sono 3 giorni che vengo a casa tua e la portiera non sa niente. Ero preoccupato. Sono stato in giro. Per lavoro. Sai, ricominciano a chiamarmi. Siediti. Certo, non sono proprio le grandi orchestre, ma è lavoro, mi pagano. Tornano a dire che sono il migliore, come una volta. Ma non ce la faccio. Ho bisogno che mi dai una mano. Sei l'unico che ho trovato. Gli altri sono tutti via. Allora? Beh, un po' di soldi. Mica tanti. E soprattutto un consiglio. Dove cacchio mi hai portato? Tu sei italiano. Quindi sicuramente te ne intendi di famiglia più di me. Giusto. E allora? Sceglimi una moglie fra queste. Ma dai, sono foto, mi stai prendendo non per scherzo. Il culo. Non scherzo. Quella secondo te va bene? No, quella a tuo padre non piace, vieni. Ma neanche quella gli piacerebbe. Sì, quella va bene a fare marchette. Te la fai con un paio di dollari. Joe, guarda, che ne dici di quella? Quella laggiù. Quella va bene. Perfetta. Sì, sì, perfetta. Sì, è quella giusta, ma adesso andiamo, eh? Aspetta, aspetta un momento. Senti, se hai bisogno di una donna vera da portarti a letto, te ne trovo quante ne vuoi. Aspetta. Non voleva darmela. Dice che è contro la legge. Ma con i tuoi soldi l'ho convinto. Guarda qui. Eh? Mi hai appena comprato una moglie. E a cosa ti serve tutta questa stronzata? Beh, niente, soltanto a continuare un gioco con i miei, tutto qui. Grazie. Appena ho un ingaggio, ti chiamo e te li ridò. Va bene. Grazie. Grazie ancora. Ciao. Passò quei primi giorni d'agosto telefonando a tutti gli amici. A Frankie, a Benny, a Oggy, a Rollini. Chiamò più o meno tutti quelli che avevano suonato con lui. Diceva che aveva intenzione di riprendere la grande e che avrebbe rimesso su un'orchestra per portarla in Europa. E invece... Tre canottiere. 3 camicie bianche. 3 camicie bianche. Due paia di scarpe quasi nuove. Uno smoking. Due gilet. 6 colletti, 3 cravatte. 6 colletti e 3 cravatte. Finito? Finito.